Ho già applicato una crema e un balsamo labbra appunto sulle labbra e adesso vado a sistemare un po' queste sopracciglia con la matita, questa qui di Piazza Italia che vi ho fatto vedere nel video precedente, nel video haul, e questa è la numero 401, è praticamente una matita nera per le sopracciglia ed ha questo comodissimo sfumino, veramente molto valido. Vado quindi a pettinare prima le mie sopracciglia e poi le vado a sistemare. Se sentite uno strano rumore è il condizionatore perché fa veramente caldissimo, non riuscivo a tenerlo spento e quindi se sentite un rumore è quello lì. Vado a disegnare il mio arco, qui vedete che a me manca questo pezzettino. E la vado anche un po' quindi vado a sistemarle. Ok, in telecamera sembrano molto molto più scure di quelle che in realtà sono, però non sono così scure dal vivo. Perdonate, i capelli ancora non li ho sistemati, sono orribili. Le vado a fissare dopo con un po' di lacca. Adesso procedo con il trucco degli occhi e vado ad utilizzare questo matitone di Kiko che è il numero 28, il Long Lasting, in questa colorazione carne, vedete? Nella prima parte dell'occhio e lo vado a sfumare con le dita fino a metà. E essendo comunque una base cremosa, non vado ad applicare sotto il primer, che questo mi servirà, mi fungerà da base già per l'ombretto in polvere che ci vado ad applicare dopo, quindi utilizzo solo questo. Lo sfumo bene. Adesso con un altro long lasting di Kiko, questo qui il numero 11, questo bellissimo colore qui, lo vado ad applicare nella metà, diciamo, parte più esterna dell'occhio. Anche dall'altro lato. Ok, e il trucco è finito. Scherzo. Adesso con un pennellino piatto, come questo qui, vado leggermente a sfumare. Non voglio provare questo, anche se in realtà questo pennello ho avuto modo già di provarlo. Questo è un pennellino di Le Chicche. A me piacciono tantissimi i pennelli di questo marchio, però questo qui mi ha un pochettino deluso. La prima volta che l'ho provato mi dava fastidio, mi pungeva sull'occhio. Adesso lo voglio riprovare per dargli una seconda possibilità e vediamo com'è prima di bocciarlo definitivamente. La forma è molto carina perché è piuttosto ampio, vedete? Il problema è che le setole non sono tagliate benissimo, non so se riuscite a vedere qui, ci sono dei peletti un pochettino più lunghi che pungono, però proviamo a sfumare. Sfuma anche molto bene, vedete? Il problema è solo questo, che ha qualche setolina un pochettino più lunga delle altre che punge. Vado a sfumare velocemente questo matitone. Una volta che si è fissato, non riesco più a sfumarlo. Quindi vado in fretta a sfumare questo matitone. In modo piuttosto grossolano. Tanto è solamente la base per l'ombretto.
prodotto che vado ad applicarci sopra dopo. Ok, adesso con la palettina di Sleek, The Original, vado a prendere questo meraviglioso turchese qui, aia, sempre con questo pennello, e lo vado appunto a mettere sopra alla base di prima. Questo trucco me lo sono inventato al momento, non avevo idea di cosa fare, però dato che ho intenzione di indossare una magliettina color Tiffany che ha tutte farfalline col celeste che vi ho fatto vedere sempre nel video precedente, quindi vi rimando a quel video, quindi ho deciso di improvvisare questo trucco col turchese che mi piace tanto, mi piace tantissimo questo colore. Più o meno così. Adesso con un pennellino da sfumatura, io prendo questo che è sempre di Le Chicche e vado a sfumare ulteriormente. Qui. E mi aiuto nella sfumatura prendendo la Naked. Non ci fate caso se sono un po' bassa, ma ho cambiato il mobiletto dove ho i miei trucchi ed è un mobiletto molto basso, quindi io praticamente sono seduta per terra. E quindi vado a prendere questo marroncino qui, Naked, e un pochettino di Buck. E vado appunto a sfumare meglio qui, per non avere uno stacco subito netto tra la palpebra, diciamo qui, la mia pelle, il colore della mia pelle e il turchese. Quindi con questo marroncino alleggerisco un pochettino la sfumatura. Ne riprendo un altro po' e vado anche dall'altra parte. Ok, adesso con un altro pennello, io prendo questo qui a spugnetta della Sleek, che è uscito nella palettina di Sleek, e vado a prendere Virgin, che è il primo colore della Nike, io lo adoro come illuminante, infatti si può vedere come sia piuttosto consumato rispetto agli altri. Bene, mi è caduta la palette. Vado ad applicare questo colore sotto l'arcata. Vado anche qui. E non mi vedrete, che è successo alla luce, ecco. Non mi vedrete applicare il fondotinta perché non ho nessuna intenzione di applicarlo, fa troppo caldo, non ce la faccio. E quindi andrò solamente a mettere un po' di terra, giusto per dare un leggero colore al mio viso, perché con questo caldo il fondotinta proprio non lo tollero, che sia liquido che sia in polvere, non riesco proprio a tenerlo sul viso. Con lo stesso colore Virgin vado anche qui, vedete, dove ho applicato prima il long lasting, quello chiaro di Kiko, e procedo appunto in questo modo, vedete, semplicemente lo vado a sfumare ben bene col turchese. Anche se in effetti li ho qui, però va bene. Andiamo con la spugnetta. Sfumo bene qui. E ci vediamo tra poco. Adesso con una matita nera, vediamo un po', utilizzo la Long Lasting di Essence, è la prima che mi è capitata sotto le mani. Vado a tracciare una riga all'attaccatura delle ciglia superiori come se fosse un eyeliner. In questo modo. Vedete? Adesso con un pennellino più piccolino, quale prendo? Utilizzo questo di... Che cos'è? Avon?
ce l'ho da una vita questo pennellino, però mi ci trovo bene. Era per l'eyeliner e io lo utilizzo così. Quindi in questo modo adesso vado sotto, non so se voglio fare la stessa sfumatura della palpebra superiore o mettere semplicemente la matita nera, sfumarla un po', forse vado a mettere qui sotto. Se sentite delle voci sono i bambini che giocano. Con il pennellino di prima vado a sfumare questa riga. Adesso vado a riprendere il pennellino questo qui di prima, prendo un pochettino di celeste e lo vado a sfumare un po' sotto dove c'è la matita nera. Giusto per dare un pochettino di colorito, di colore anche qui, colorito sì, dare un po' di colore anche alla rima inferiore. Adesso vado a mettere la matita turchese, questa sempre long lasting di Essence nella colorazione Cool Down 09. Questa qui la vado a mettere all'interno dell'occhio. Metto anche di qua. Non mi piace particolarmente. No, non mi piace, non è per niente intensa come volevo io, quindi vado a prendere il matitone di prima e ci ripasso sopra. Devo dire che mi aspettavo di più da quella matita di Essence turchese, pensavo scrivesse meglio all'interno della rima interna. No, invece no. A differenza della nera, la nera scrive molto meglio. Vado ad utilizzare il mio amatissimo I Love Extreme di Essence, che sta quasi per finire perché lo utilizza anche mia madre. La camera non ha registrato la parte dove applicavo il mascara, comunque ho applicato le Love Extreme e adesso ci vado ad applicare sopra questo top coat di Kiko, questo qui verde con lo scovolino fatto a pallina. Adesso con una terra, io utilizzo, nel frattempo sto mettendo a posto le cose, vado ad utilizzare questa terra qui di Debby e vado a fare un po' di contouring con l'Expert Face Brush di Real Techniques. Vado anche leggermente sulla fronte. Lungo il collo, dominante, vado a prendere sempre Virgin dalla Naked e prendo questo pennellino qui di sempre di Le Chic, che anche di questo ve ne parlerò in un prossimo video, e lo vado a appunto a mettere l'illuminante qui su una sorta di C. Qui vedete, lo metto sempre con questo pennellino qui e lo applico. Un rossetto nude, questo è di Elfo, è un nude un pochettino più scuro. Se questo è il trucco terminato, io spero tanto che vi piaccia. Come per quanto riguarda i capelli, ho passato semplicemente la piastra, quindi li ho fatti lisci e come accessori ho indossato questi orecchini qui.
Questi qui brillantinati, vedete? Come anellino ho sempre il mio solito anellino che mi ha regalato il mio fidanzato ai nostri 6 anni di fidanzamento. Come smalto ho questi due smalti qui. Questo di Kiko, il numero 389 su tutte le unghie. E poi solo sull'anulare ho questo qui di Pupa, che è il Glitter Nail Polish Smalto Glitter, ed è il numero 826, che è questo bellissimo verde. Come collana non ho messo niente perché la magliettina, come potete vedere, è già tutta colorata e a fantasia, quindi non volevo non volevo appesantire il tutto. Come bracciale cioè ho indossato questo, scusatemi, questo qui con queste palline tutto colorato che riprende appunto i colori della magliettina. E come maglietta, ve la faccio vedere, ho messo questa canotta qui che è piuttosto lunga, però l'ho messa all'interno della gonna, e questa ve l'ho fatta vedere nel video haul che ho caricato precedentemente, vedete? E dietro è così. È tutta trasparente, e sotto ho messo questa gonna stretta alta in vita blu, vedete, è corta così. E sotto, come scarpe, metto queste qui, le tolgo sempre per farvele vedere perché non riesco a riprendermi per intero. Queste scarpe qui color jeans con questo cinturino beige. Sono piuttosto alte, ma tutte le scarpe che io indosso sono molto alte perché adoro i tacchi alti. Queste qui. E niente, ragazze, quindi questo era il mio video, mi preparo con voi. Io spero tanto che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto un po' di compagnia. Io vi mando un grosso bacio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!